mister Domenicali, 2-2 col Mappello, terzo allenamento congiunto, come giudica la prova dei suoi ragazzi? Così, una prova che ha visto delle cose fatte bene, soprattutto nel primo tempo, con qualche errore di troppo in fase conclusiva. Nel primo tempo bisogna finire almeno 4-0, e i gol bisogna farli quando c'è la possibilità, perché sennò poi si pagano in questo modo, perché poi nel secondo tempo abbiamo preso 2 gol con 2 disattenzioni difensive pazzesche, nel secondo tempo hanno salvato gli avversari 4 palle sulla linea, una traversa, però alla fine hanno pareggiato, quindi il calcio è questo, le partite non sono mai finite, quindi bisogna, quando si possono chiudere si devono chiudere assolutamente, quindi una partita che ha visto, ripeto, cose positive ma anche cose negative. Va bene, ringraziamo mister Domenicali, arrivederci, alla prossima. Siamo qui con Davide Marioli al termine di Mappello Sant'Angelo 2-2. Davide, un gol per te nel primo tempo che sicuramente ti lascia soddisfatto, meno magari il risultato finale. Sì, un peccato il risultato finale, però voglio dire la prestazione c'è stata. Stiamo comunque ancora lavorando tanto, quindi penso che nelle prossime settimane saremo sicuramente più brillanti e sono sicuro che arriverà anche il risultato. Cosa credi che ci sia da sistemare a livello difensivo, visti i 2 gol subiti, in circostanze, insomma, uno da palla inattiva, l'altro su un lancio lungo che ha pescato fuori la difesa? Ma sicuramente ci sono stati tanti cambi e magari bisogna essere un po' più organizzati, sai, quando scambia spesso tra virgolette 2 squadre, magari bisogna essere un attimo più organizzati, però sicuramente ci siamo, ci sta qualche errore, siamo qua per sbagliare anche e migliorare degli errori che facciamo. Ringraziamo Davide Marioli e facciamo i complimenti. Grazie.